Il 13 marzo 1853 fu una giornata straordinaria per Savigliano. Un giorno di grande festa, in cui i savigliani accolsero con grande entusiasmo l'arrivo del primo treno a vapore. Il treno inaugurale partì da Torino alle 10:30 del mattino, con un carico non da poco. Il re Vittorio Emanuele II, il presidente del Consiglio Camillo Cavour, il presidente della Camera dei Deputati Urbano Rattazzi, l'erede al trono Umberto I, ministri e autorità. A Torino non rimase nessuno. I 52 chilometri della linea furono percorsi in circa un'ora e mezza, con un'unica fermata a Carmagnola. Teatro principale della cerimonia fu la scenografica stazione di Savigliano. Il re fu accolto all'ingresso della stazione dal Reggimento Savoia Cavalleria e dal Battaglione della Guardia Nazionale. Vi fu la solenne benedizione delle locomotive. Il senatore Luigi Nazari di Calabiana, vescovo di Casale, pronunciò un solenne discorso. Seguirono i festeggiamenti e il banchetto. Per la sera il comune organizzò un fitto programma che prevedeva un'illuminazione generale, uno spettacolo di fuochi d'artificio e una rappresentazione della Luisa Miller di Verdi, con tanto di ballo. Non mancò anche un albero della cuccagna. Furono composti e fatti stampare anche una canzone e un sonetto dedicati all'evento. Fu un grande successo e, dicono i giornali, non si ebbe la noia di discorsi ufficiali e ufficiosi e la più intima cordialità non venne meno in tutta la festa. Erano passati solo 8 anni da quando, con le regie patenti del 13 febbraio 1845, Carlo Alberto diede il via alla costruzione a spese del governo di una rete ferroviaria principale, partendo dalla Torino-Genova. Un gruppo di privati, tra cui esponenti della nobiltà savigliana, nonché lo stesso Cavour, chiesero la concessione della linea secondaria Torino-Savigliano, fiutando un buon affare. 41 chilometri di strada ferrata da costruire, con pochissime curve e pendenza ridotta, che metteva in comunicazione la capitale con una provincia ricca e industriosa, senza richiedere opere particolarmente onerose da realizzare. L'affaire se présente très bien. Così Camillo Cavour, alla ricerca di investitori, scrisse al banchiere svizzero Edoardo Pictet il 7 luglio 1846. Il progetto della linea fu affidato all'ingegnere Giuseppe Negri e il 9 luglio 1850 fu firmato da Vittorio Emanuele II il decreto di concessione. L'arrivo della ferrovia e la nascita della stazione resero necessario rimettere mano al piano regolatore. Occorreva razionalizzare al meglio la crescente espansione dei fabbricati nelle zone limitrofe alla stazione, alla luce anche della fondazione della Società Nazionale delle Officine di Savigliano. Perché la Savigliano è stata storicamente due cose: una delle prime tratte ferroviarie piemontesi e una grande industria. I treni, i savigliani, li hanno riparati e costruiti e continuano a farlo tuttora. Un legame viscerale, identitario, un testimone carico di sapienza artigianale e tecnologica. Una storia ancora in corso, che sarà il Museo Ferroviario Piemontese a raccontare. Con l'arrivo del treno in città si insediarono le prime officine di riparazione, seguite a fine 800 dalla Società Nazionale delle Officine Savigliano. Nel secolo scorso il testimone fu raccolto dalla Fiat Ferroviaria Savigliano per poi passare all'Alstom con l'arrivo del nuovo millennio. Una lunga corsa lungo i binari del progresso.